Enzo Ferrari la definì la corsa più bella del mondo e in effetti le oltre 400 vetture che partecipano quest'anno alla 38esima edizione della Mille Miglia sono un vero e proprio museo dell'automobile a cielo aperto. I motori oggi nella seconda tappa iniziata a Cervi e terminata a Roma sono tornati a rombare nelle piccole e grandi vie di Macerata, città che aveva ospitato la manifestazione per 3 anni consecutivi dal 2014 al 2016. Gli organizzatori, soprattutto da Brescia, hanno guardato con attenzione alla bellezza del nostro territorio e una volta superato il sisma sono tornati molto volentieri. Ricordiamo che la tappa di oggi sta attraversando tutte le Marche, da Urbino, passando per Fabriano, Macerata, Fermo, Ascoli e poi in serata arriveranno passando per Amatrice fino a Roma. Quindi ecco, Macerata oggi potrà ammirare in un momento altrettanto difficile quanto il sisma, il momento del Covid, con tutte le precauzioni necessarie, questa bellissima manifestazione nei 3 chilometri del circuito cittadino. E non mi rimane che come nuova amministrazione, che ha di ringraziare sia l'organizzazione, quindi l'ACI di Macerata con il presidente Enrico Ruffini, il capo gara di oggi Renzo Serrani, ma in particolare, visto l'importante sforzo organizzativo e logistico, gli uffici comunali, in particolare la Polizia Municipale e i tantissimi volontari, che oltre 50, 45 vigili urbani, sono circa 80 volontari delle varie associazioni come la Croce Rossa, il Tigrotto, Macerata Soccorso, che ci consentono di poter al meglio ospitare questa bellissima manifestazione che dà tanto lustro e prestigio alla città e al capoluogo. Dunque enorme lo sforzo organizzativo nel rispetto di tutti i protocolli anti-Covid. Sì, l'orgoglio è sempre enorme, poi io che sono un appassionato, ma quest'anno è stata anche una, detta in maceratese, una faticata terribile, e noi abbiamo voluto fare cercando di avere la sicurezza maggiore possibile. Ruffini infine sottolinea che Macerata nelle edizioni scorse fu una delle località più votate dai piloti stessi. Per ben 2 volte siamo saliti sul podio, perché poi quando si arriva a Brescia gli equipaggi fanno le loro valutazioni, una scheda, e per 2 anni siamo arrivati tra i primi 3.